Ameria Radio presenta I grandi direttori, a cura di Maria Teresa Ferrante.
1927 Wilhelm Furtwängler viene nominato direttore principale dei Wiener Philharmoniker quale successore di Felix Weingartner. Nel 1928 conclude l'incarico con il Gewandhaus di Lipsia. È Generalmusikdirektor a Berlino, dove debutta all'opera. Nel 1931 dirige al Festival di Bayreuth nella medesima stagione con Toscanini. In una lettera all'antico precettore Curtius, Furtwängler scrive: «Non mi illudo di poter cambiare il tuo rapporto con Wagner. Io stesso devo ammettere che l'opposizione nei confronti del wagnerismo, non verso Wagner stesso, mi è alquanto comprensibile e che in tutta la mostruosa genialità dell'opera wagneriana vi sono anche elementi che costringono le nature sensibili necessariamente sulla difensiva, specialmente durante una rappresentazione teatrale dove per mezzo della messa in scena con tutti gli annessi e connessi ciò che Wagner ha in mente viene spesso deformato a tal punto da essere irriconoscibile». Dello stesso anno è la separazione dalla moglie Zitla. Nel 1933 firma il contratto con Hans Titian quale direttore dello Staatsoper di Berlino. Il 21 marzo dirige in presenza di Hitler, neocancelliere, i maestri cantori. L'11 aprile, in una lettera aperta di protesta inviata alla Vossische Zeitung, Furtwängler si dichiara fortemente contrario ai licenziamenti di musicisti ebrei decisi da Joseph Goebbels. Il 26 aprile a Mannheim si celebra l'anniversario dei 50 anni dalla morte di Wagner con un concerto diretto da Furtwängler
sul podio delle due orchestre di Mannheim e dei Berliner. Il maestro si rifiuta di sostituire la spalla dei Berliner, Simon Goldberg, con quella dei Mannheimer. Per protesta dichiara che non metterà mai più piede a Mannheim. Viene nominato vicepresidente del Reichsmusikkammer. Il presidente è Richard Strauss.
Nel 1934 Wilhelm Furtwängler firma un impegno quinquennale con lo Staatsoper e uno triennale con i Filarmonici di Berlino. In novembre, a seguito del divieto di esecuzione promulgato dal governo contro l'opera di Hindemith, Matisse der Mahler pubblica un articolo sulla prima pagina della Deutsche Allgemeine Zeitung. Si intitola «Il caso Hindemith» e contiene un appello aperto a che musica e politica rimangano separate. La sera, allo Staatsoper, Furtwängler dirige Tristano e il pubblico accoglie l'apparizione del maestro sul podio con un applauso trionfale. Il 4 dicembre Furtwängler si dimette da tutti gli incarichi berlinesi. Scrive il quintetto in do maggiore e il concerto sinfonico che verrà eseguito per la prima volta a Monaco con Edwin Fischer, solista al pianoforte. Nasce la figlia Almut, la madre è l'attrice Irme Schwab. Il 28 febbraio del 1935 Furtwängler accetta l'offerta di Goebbels di tornare a dirigere la Filarmonica di Berlino, ma senza più incarichi ufficiali. Toscanini, nel 1936, fa il nome di Furtwängler quale successore sul podio della New York Philharmonic. L'invito viene inoltrato, ma a causa delle vibranti proteste americane, il direttore tedesco rinuncia all'incarico. In febbraio è a Venezia per rivedere la pala dell'Assunta di Tiziano, che tanto lo aveva colpito da giovane. Così scrive: «Vista da questa prospettiva, l'italianità è grande, sempre nuova, inesauribile ed esemplare». Nello stesso anno è in Egitto, dove tornerà a più riprese, soggiogato da una terra dove chiunque se ne ritorna diverso da come era arrivato. Nel 1937 a Londra dirige due cicli del Ring. Nell'estate debutta al Festival di Salisburgo. In una lettera privata da Pallanza, Toscanini scrive: «Da Vienna e Salisburgo mi mandano telegrammi lunghi come lettere, ma se non si liquida Furtwängler non mi muoverò di qui. Voglio dare una lezione a quei malnati nazi. Credevo che l'inclusione di Furtwängler fosse un atto politico, nel senso di ottenere per mezzo suo gli artisti occorrenti a Salzburg. Invece, tutto il contrario, è per compiacerlo. Sta fresco». Dello stesso anno è la prima esecuzione della sonata numero 1 per violino e pianoforte in re minore di Furtwängler. In dicembre ritorna sul podio dello Staatsoper a Berlino. L'8 aprile del 1938 Karajan debutta trentenne sul podio dei Berliner Philharmoniker. Il 20 aprile, compleanno di Hitler, Furtwängler dirige I Maestri Cantori, l'opera preferita del Führer, all'Opera di Vienna e in settembre al Reichsparteitag a Norimberga. Il 21 ottobre Karajan dirige il Tristano all'Opera di Berlino e il critico Edwin von der Null celebra, come già aveva fatto 20 anni prima con Furtwängler, il nuovo miracolo. Das Wunder Karajan. Furtwängler, che non vuole nominare l'emergente direttore, lo chiama quel K. Thank you.
Abbiamo ascoltato di Richard Wagner Tannhäuser, l'Ouverture, da Lohengrin, il preludio al primo atto, e da La Valchiria, la cavalcata delle Valchirie. Orchestra, i Wiener Philharmoniker, direttore Wilhelm Furtwängler. Registrazioni del 1954-1955. Thank you.